Benvenuti a questa, stavo per dire tutorial, perché di solito sono abituato a presentare dei tutorial, ma in questo caso non voglio spiegare nulla in particolare, ma semplicemente fare un breve piccolo riassunto su quanto è stato discusso nell'ultimo Ubuntu Developer Summit, ovvero meglio conosciuto con la sigla UDS, cioè quella riunione che ogni anno, o meglio ad ogni rilascio di nuova versione di Ubuntu, viene fatta appunto fra sviluppatori, gruppi di sviluppatori che hanno a che fare con il mondo Ubuntu. Allora, nel 2011, voilà, è stato rilasciato la versione 11.10, l'ultima di Ubuntu, e a seguire appunto l'UDS 2011 in Florida, non sempre lì vengono fatte queste riunioni degli sviluppatori di Ubuntu, diciamo che ogni volta si sceglie una sede diversa che può essere appunto negli Stati Uniti o in Europa o chissà in Canada, insomma si gira un po'. Non so se sia Mark Shuttleworth a scegliere la destinazione di volta in volta, comunque so solo che cambia di volta in volta. Allora, come ho detto, questo non è un vero e proprio tutorial, ma semplicemente un riassunto di vari punti. Vedete che ho raccolto un po' ascoltando direttamente i video che sono presenti su YouTube di queste riunioni che hanno fatto in Florida. È un po' leggendo i vari articoli nei blog, un po' qua un po' là in rete, e ho cercato di raccogliere appunto alcuni punti che mi sono sembrati interessanti. Senza una pretesa di essere esaustivo e, come sempre, cercando di non essere troppo tecnico, ma gioco forza, essendo riunioni di sviluppatori, insomma, si parla anche di sigle strane, come vedete qua. Vabbè, cercheremo di essere il più leggeri possibile. E prima di passare ai punti di interesse dell'ultimo UDS, volevo fare una piccola, aprire una piccola parentesi su una notizia recente, che è questa, che vedete qui, mi sono marcato qui per non scordarmela. Ubuntu nel sito distrowatch.com non è più primo in classifica. E lo era, pensate, lo era dal 2005, che vuol dire praticamente da quando è nato, poiché Ubuntu, come sapete, è nato in autunno, nell'ottobre del 2004, e quindi dopo pochi mesi è balzato in testa alla classifica di DistroWatch, e da lì non ha più mollato fino a poche settimane fa, una o due settimane fa. Allora, per chi non lo sapesse, DistroWatch è questo sito qua. Diciamo che, a parte l'interfaccia un po' confusa e graficamente discutibile, DistroWatch è anni che esiste e ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle più svariate distribuzioni Linux che esistano al mondo. E qui al centro, come vedete, l'ultima rilasciata è proprio Fedora e si trova per prima, quindi qui al centro ci sono le ultime notizie, quindi man mano che le distribuzioni vengono rilasciate appaiono qua al centro. Vedete, Fedora appunto è appena stata rilasciata un giorno o due fa, poi qui più si scende più invecchiano, anche Chakra era appena stata rilasciata pochi giorni fa. Vediamo un po'. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Ubuntu è già sparita perché le ultime notizie non sono più di tante. E in effetti non è già più presente Ubuntu 11.10. Vabbè, comunque avete capito un po' il funzionamento del sito per quanto riguarda la parte centrale. Per quanto riguarda invece la classifica, DistroWatch ha sempre avuto qui sulla destra un paragrafo, un riquadro dove mostra la classifica dei link cliccati per distribuzione
giornalieri. Non so se mi sono spiegato bene, comunque DistroWatch raccoglie tutti i link di tutte le distribuzioni, oltre alle novità, e tutte le persone che capitano su questo sito e fanno un clic, per esempio su Fedora, fanno contare più uno per Fedora. Se è Fuduntu, cliccano su Fuduntu, fanno aumentare più uno il contatore per Fuduntu, e così via. Allora, qui vedete che c'è classifica pagine visitate su DistroWatch, ovviamente. E alcuni ritengono che questa sia una classifica abbastanza significativa sulla popolarità di una distribuzione, perché vedete qui vengono presentate le prime 100, ce ne sono di più ovviamente di distribuzione nel mondo Linux, molte di più. Queste sono le prime 100 che hanno almeno, vedete, la centesima a 104 visite negli ultimi giorni. Adesso il filtro qua in cima per difetto è la raccolta della statistica dei 6 mesi, ma si può andare addirittura per anno, gli ultimi 30 giorni, gli ultimi 7 giorni. Questa qui è la statistica più ristretta, si schiaccia aggiorna e voilà. Aspettiamo che carichi. Ecco, vedete che addirittura negli ultimi 7 giorni Ubuntu è non solo non più prima, ma addirittura quarta, con il triangolino in giù, quindi in perdita rispetto alle statistiche precedenti, mentre sono in crescita OpenSUSE, Fedora e la famosa derivata Ubuntu Mint. Allora, che dire? Chi nell'ultimo periodo, da quando è nata e quando è stata proposta, diciamo, l'interfaccia Unity, la nuova interfaccia desktop di Ubuntu, c'è sempre stato un gruppo di utilizzatori, di ex utilizzatori, insomma, molto critici sulla strada intrapresa da Ubuntu. Questo gruppo di persone ha conservato la sua critica nel tempo, anche nei mesi, dalla 11.04, dal rilascio della 11.04, quindi di aprile, e tuttora dopo il rilascio di ottobre, scusate, queste persone sono comunque ancora tuttora critiche sulla direzione intrapresa da Canonical. Ecco, e cosa c'entra questo con DistroWatch? Ecco, perché appunto poco tempo fa il fatto che Ubuntu, dopo tanti anni, non fosse più prima, ha scatenato una specie di, così, di entusiasmo, di, non so, quasi fra le righe si può leggere una certa felicità, soddisfazione da parte di questo gruppo di persone critiche verso Ubuntu nel dire: ecco, vedete, ha perso di popolarità. Infatti, non è più prima, non è neanche più sul podio, e questa è la prova lampante che Canonical sta sbagliando tutto e che Mint è diventata nettamente la prima distribuzione. E quindi questo significa che Mint, essendo una derivata di Ubuntu, è quell'Ubuntu che tutti vorrebbero e non è più l'Ubuntu stessa. Allora, la mia opinione diverge leggermente rispetto a questa interpretazione. In che senso? Nel senso che rispetto a DistroWatch e rispetto a questa classifica di DistroWatch sono stati sempre tutti, quando dico tutti intendo i vari blog, le notizie che posso leggere su Google Plus, su Facebook, su Twitter, insomma, in generale negli anni ho avuto la sensazione che ho sempre avuto la sensazione che le persone in genere fossero un po' fredde rispetto a questa classifica di DistroWatch. Fredde nel senso che sì, è vero, è una classifica dei link cliccati giornalmente per la tal distribuzione, ma non vuol poi dire chissà che. In fin dei conti io posso essere anche centesimo, ma essere la distribuzione interessantissima, quindi non vuol dire sto granché questa classifica, quindi non è poi così significativa. Insomma, negli anni ho sempre avuto la sensazione che l'interpretazione fosse questa. Prendiamola quasi più come una curiosità statistica del sito specifico di DistroWatch, che diciamolo pure, è noto nell'ambiente perché è uno di quelli, se non quello che raccoglie più informazioni,
di tutti gli altri siti simili, però questa classifica va presa con le pinze. Adesso, tutto un tratto, per le persone molto critiche verso Ubuntu, questa classifica è diventata Vangelo. E qui, ecco, insomma, ci penserei un attimo, diciamo, a rivalutare o meno questa classifica a seconda dei propri interessi o dei propri intendimenti. Secondo, essendo la classifica del conteggio dei click sui link delle varie distribuzioni, si potrebbe anche ipotizzare che Ubuntu è ormai talmente nota, talmente consolidata, che in realtà non c'è più sto grande interesse ad andare su DistroWatch a cliccarci sopra. Mentre si è fatto un gran parlare di Mint negli ultimi mesi e i curiosi, sentendo parlare di Mint, dicono andiamo su DistroWatch e guardiamo sto Mint, quindi clicca oggi, clicca domani su Mint e voilà che le visite aumentano e Mint è diventato primo. Di Ubuntu invece ormai lo si sa e quindi oltretutto ci aggiungo ancora qualcosa. Io ho degli amici che sono passati ad usare Ubuntu, ma non si sono mai sognati di andare su DistroWatch a vedere alcunché. Quindi ci sono degli utilizzatori di Ubuntu che non hanno contribuito a far aumentare il conteggio della visita delle pagine qui su DistroWatch. Quindi ecco, io preferirei essere coerente come la comunità è sempre stata finora e prendere tutt'oggi con le pinze questa classifica e dire va bene, Ubuntu non è più primo, può anche essere centesimo, però Ubuntu è sempre Ubuntu. Questa classifica la prendiamo e continuiamo a prenderla un po' più come curiosità che come Vangelo. Voilà, questo secondo me era dovuto. Poi ognuno ha la sua opinione. Magari nei commenti ci sarà qualcuno che dirà guarda che ti sbagli completamente, però questa è la sensazione che io ho avuto e sono le opinioni e le ipotesi che io faccio su questa classifica. Voilà, sono stato più lungo del previsto, ormai come sempre ogni tanto mi lascio prendere, però passiamo adesso rapidamente in rassegna i punti interessanti dell'UDS. Allora, parliamo di futuro, per intenderci, ogni UDS di solito pianifica il futuro prossimo, nel senso cosa succederà fra 6 mesi col prossimo rilascio, con la prossima nuova versione di Ubuntu. Questa volta qualcosa è cambiato, nel senso che addirittura si è andato anche in un futuro un po' meno prossimo. Il patron di Canonical, Mark Shuttleworth, ha parlato addirittura di un obiettivo al 2014 e non solo in aprile 2012, quando ci sarà la prossima versione di Ubuntu a lungo termine di supporto. E per il 2014, cos'è l'obiettivo di Canonical? Portare Ubuntu su ogni tipo di dispositivo. Portare Ubuntu si intende Ubuntu e la sua interfaccia Unity. Perché Unity, ricordiamolo e sottolineiamolo, è stata creata proprio a questo scopo. Unity inteso come unità, come uniformità, per poter essere messa più o meno tale quale, cioè ovviamente i vari dispositivi, se pensiamo a PC, tablet, telefoni e dispositivi che ci sono nelle automobili, ognuno ha una certa superficie video, quindi qualche adattamento ci vorrà pure perché non si può paragonare lo spazio di uno schermo PC rispetto a uno di un telefono o di uno schermetto su un'automobile. Comunque, ecco, Unity così come impostata, Canonical ritiene che e io sono tutto sommato d'accordo con questo principio. Unity potrebbe anche andar bene ad essere più o meno facilmente adattabile a tutti i dispositivi. Quindi tutta la preparazione di Unity è volta a questo obiettivo. Allora, in rete ci sono state ovviamente, si sono scontrate e confrontate varie opinioni dicendo che è un progetto già morto in partenza, Canonical non ha nessuna possibilità. Dall'altra parte qualcuno dice: ma magari qualche possibilità ce l'ha, carina come idea, interessante. Ecco, insomma, come sempre, fronti più o meno opposti. Io, la mia opinione è che l'unica possibilità che
di successo che può avere Canonical è di differenziarsi nel comportamento. Per esempio, parliamo dei telefoni, che è un mercato che tira tanto con Android e iOS di Apple. Ecco, sono i due grandi contendenti, perché Windows, vabbè, insomma, c'è anche Windows, diciamo, però allo stato attuale, ad oggi, diciamo che è più un perdente che un concorrente. Comunque, non si sa mai. Ecco, quindi come fa Canonical ad inserirsi in questo mercato e pretendere di fare concorrenza con dei telefoni con Ubuntu a bordo? Secondo me, un punto di forza potrebbe essere proprio l'uniformità di Ubuntu con Unity su qualsiasi dispositivo. Cosa intendo? Per esempio, chi ha telefoni o chi ha avuto anche dall'inizio telefoni Android ha intuito cosa voglio dire. Comprate un modello di telefono con Android e poi non vi viene più aggiornato, oppure viene aggiornato una volta sola e dopo un anno è già vecchio. Gli aggiornamenti arrivano sì, arrivano no. Il singolo produttore, che sia Samsung, HTC, LG, quello che volete voi, una volta vi promette di sì, una volta vi promette di no. Poi c'è ancora di mezzo il vostro provider telefonico, che vi può rilasciare sì, rilasciare no. Questi aggiornamenti, insomma, Android ha questa frammentazione, insomma, ecco, è noto questo problema, dove ci sono proprietari di telefoni che hanno l'ultimissima versione, dove ce ne sono altri che hanno due, tre versioni indietro, quattro, ecco. Così come già oggi sul PC Ubuntu, come quello che sto usando adesso, per esempio, ci sono dei rilasci. È vero, come Android, come iOS di Apple, ci sono dei rilasci a una certa distanza di tempo l'uno dall'altro, soltanto che sul PC è l'utente finale che decide se fare l'aggiornamento oppure no, e non dipende dal produttore del PC, diciamo, ecco. Non è che se io ho un PC HP devo aspettare da HP che mi rilasci l'Ubuntu apposta per HP con modifiche qua come Android, eccetera. Se Canonical con Ubuntu Unity riesce a portare lo stesso sistema di aggiornamento uniforme anche sui telefoni, sulle automobili o sui tablet, insomma, dove si vuole, come sul PC, spetta poi solo all'utente finale a premere il pulsante update versione o no, o installare o quello che vuole. Riuscisse, appunto, secondo me, opinione personale, a portare non solo la stessa interfaccia, ma lo stessa, come dire, modalità di gestione, della progressione del sistema sui vari dispositivi, allora avrebbe, secondo me, una possibilità di successo e di inserirsi fra i giganti che attualmente si suddividono il mercato. Ecco. E questo, appunto, in contrasto con quanto succede tuttora con Android, e sicuramente meno con iOS di Apple, perché appunto Apple fa tutto in casa sua, prodotti suoi, telefoni suoi, gestisce tutto, è più uniforme, sono più regolari gli aggiornamenti. Ecco. Il vantaggio di Canonical e Ubuntu con Linux e Unity, ovviamente, rispetto a Apple, è già quello che c'è ora sui PC, cioè la libertà di comprarsi il dispositivo che si vuole, non essere legati completamente ad Apple, di avere un sistema aperto, eccetera, eccetera. Questo non cambierebbe, la filosofia sarebbe sempre la medesima, soltanto che non sarebbe più confinata al solo PC, ma sconfinerebbe su tutti i dispositivi possibili. E questo, secondo me, è un punto di forza. Quindi poca o nessuna frammentazione. L'utente finale può decidere se aggiornarsi o no, quindi è tutta dalla sua parte, la responsabilità dell'aggiornamento, come già ora, e appunto un sistema aperto con gli stessi vantaggi che abbiamo oggi sul PC. Secondo me non è così scontata il fallimento, come naturalmente non è così scontato il successo, ma io propendo per essere ottimista e positivo. Poi vedremo se questo mio filmato sarà smentito clamorosamente fra
2 o 3 anni, o seppure avrò avuto perfettamente ragione, potrò dire io l'avevo detto in tempi non sospetti. Ma staremo a vedere, il futuro è interessante. Poi, Canonical sta puntando molto su architetture con processori a basso consumo ARM o ARM, che dir si voglia, che è una ditta con la casa madre in Inghilterra, concorrente di Intel o AMD, ecco. Creano microprocessori, questi della ARM, soltanto che la loro caratteristica è che sono processori a basso consumo energetico. E come sapete, nel mondo d'oggi, nel mondo occidentale, soprattutto dove si è alla spasmodica ricerca di sistemi per risparmiare energia, oltre che di crearla in modo pulito, vabbè, è importante che risparmiare. Ecco che questi processori hanno assunto di recente, negli ultimi tempi, una grandissima notorietà. E Canonical sta anticipando un po' tutti, e già con questo ultimo rilascio 11.10 ha rilasciato un'immagine di installazione che permette di installare su macchine equipaggiate con questi processori. E a quanto pare, a quanto si legge in rete, hanno sempre più successo questi processori, i server con questi processori, e Canonical potrebbe aver anticipato un po' tutti in questa fetta di mercato. Staremo a vedere anche qua. Poi, impostazione e personalizzazione di Unity. Ecco, questo è uno dei punti più criticati da parte di chi critica Ubuntu Unity. È balzato subito all'occhio a partire dal rilascio 11.04, quindi di aprile di quest'anno, la prima versione di Unity. È balzato subito all'occhio come Unity fosse un po' scatolato, ecco, un po', cioè un po', insomma. Diciamo, la netta differenza fra il precedente GNOME 2 e molto personalizzabile e Unity è stata molto evidente. Ecco che alcuni utilizzatori hanno subito criticato Unity per essere poco, ma molto poco personalizzabile. Però non si sono mai posti la domanda se fosse stata una scelta precisa e voluta oppure no, e in effetti a questo UDS 2011 è stato dichiarato chiaramente che non c'è mai stata intenzione di bloccare o fissare alcunché dell'interfaccia Unity impedendone la personalizzazione. Anzi, è vero il contrario. Ecco, quindi sfatiamo questo mito, nel senso che a livello pratico è vero che da due versioni a questa parte abbiamo un'interfaccia Unity poco personalizzabile. D'altra parte è anche vero che non è vero che è intenzione di Canonical, che è stata una scelta voluta, ma il problema è sempre quello: Canonical non è una ditta sterminata, ma è fatta da non molte persone. E il gruppo che si occupa di queste particolarità, di questi dettagli, tipo la personalizzazione, ha avuto ben altro da fare che occuparsi di questo finora. Però d'ora in avanti la priorità sarà data anche alle impostazioni. Immagino io, creeranno un'interfaccia apposta per personalizzare, non lo so, insomma, qualcosa. Comunque la cosa importante è che non c'è mai stata l'intenzione di fissare Unity così com'è, in modo che gli utenti non possano toccarla, non possano migliorarla secondo i loro gusti. Anzi, quindi bene anche sotto questo aspetto. Ubuntu Software Center, qui inutile girarci attorno, è nato diverse versioni fa, infatti nella mia 10.04, quindi vecchia LTS, c'era già Ubuntu Software Center. Questo qui è un progetto di lunga data, di lungo corso, ma l'obiettivo finale ormai diventa sempre più chiaro. Se noi torniamo un attimino sopra, vediamo che Ubuntu vuole andare su ogni dispositivo. Se noi pensiamo all'Android Market, se noi pensiamo all'App Store di Apple, se noi pensiamo a questo e quello, ormai possiamo includere anche Ubuntu Software Center fra quegli applicativi che permettono di
mettere a disposizione degli utenti il software, di poterlo anche pagare se è a pagamento o di scaricarselo gratuitamente se è gratuito, esattamente nello stesso principio dell'Android Market, ecco. E quindi Ubuntu Software Center per la prossima versione di aprile 2012 verrà migliorata parecchio. Diciamo, gli sviluppatori prevedono di applicarsi molto su questa applicazione, anche perché Ubuntu Software Center è e sarà il fulcro di Unity sempre più, proprio perché si va verso questo obiettivo di andare sui telefoni, di andare sui tablet, eccetera. E quindi Software Center non è solo il centro del software, ma proprio il centro, il fulcro di Unity e di questo scopo finale, che sarà appunto più in là negli anni, fra 4 anni, 3-4 anni, però insomma. Il tempo passa poi in fretta, sembra tanto in là, ma ecco. E verrà anche migliorata l'integrazione che c'è già adesso nella 11.10 con la nuvola personale Ubuntu One, che permette di sincronizzare il software installato su una macchina. Quindi si può già ora salvare quanto è installato sul proprio PC, poi se si reinstalla o se si installa su un altro PC si può riprendere quanto era installato e viene installato automaticamente. E questo verrà ulteriormente implementato e migliorato. Poi qui un paio di punti tecnici che sicuramente non andremo in dettaglio a descrivere. Uno, perché i dettagli non li conosco nemmeno io. Due, perché è proprio una cosa veramente molto da sviluppatori. U1DB, che vuol dire Ubuntu One Database, sarà un livello di API. E quindi qui gli sviluppatori, gli utenti cosiddetti comuni, come li chiamo sempre io, mi scuseranno, ma questi sono linguaggi e sigle tipiche da sviluppatori. Un nuovo livello di API per database che permetterà di usare Ubuntu One su ogni tipo di dispositivo. Ecco, di nuovo qui l'obiettivo 2014 di andare su ogni dispositivo si ripresenta, fa superficie anche in questo punto. Giusto due parole per non lasciare le cose così troppo aride. Le API sono praticamente dei pezzi, diciamolo molto grossolanamente, dei pezzi di programmi che facilitano poi la programmazione di altre cose, che si frappongono fra una base software e l'altra, diciamo così. Ecco, quindi se c'è dietro un database, dietro Ubuntu One, noi non dobbiamo preoccuparci di richiamare le funzioni native di questo database, ma c'è un livello intermedio di queste API che ci facilitano i compiti. Sono come delle funzioni che si richiamano e fanno certi compiti per noi, per gli sviluppatori. Quindi niente, non dico niente di più. Le librerie Qt, stesso discorso. Qt sono le librerie grafiche, e per librerie si intende ancora una volta pezzi di software a disposizione degli sviluppatori per costruire altro software. Quindi le librerie Qt sono un tipo di librerie, per esempio GNOME, quello che vedete qui sul mio Ubuntu 10.04. È interfaccia grafica, ambiente grafico, oggetti grafici GNOME, questo qua, adesso eccolo qua, GNOME Desktop, e che è fatto, cioè che si basa su librerie GTK, che sono un'altra famiglia di librerie. Queste sono le Qt, famose librerie Qt di Nokia, e in effetti degli sviluppatori Nokia erano presenti all'UDS a presentare la nuova versione Qt 5 di queste librerie. Perché ci interessa? Perché Unity 2D, ovvero la versione di Unity che non ha bisogno dell'accelerazione grafica delle schede grafiche, è proprio stata sviluppata con le librerie Qt, e quindi era interessante avere le novità per migliorare ulteriormente e per avvicinare ulteriormente Unity 2D a Unity 3D. E voilà, interessanti novità anche qui. Poi, funzionalità sociale per utenti Ubuntu. Ecco qui, tra l'altro, non tutto quanto cito qui è previsto per essere attivo e implementato nella prossima rilascio di aprile. Alcuni punti, come questo, sono dei progetti, delle idee che sono state messe sul tavolo, ma che possono essere più o meno distanti nel tempo di implementazione, per motivi vari, ma comunque idee interessanti che ho ritenuto opportuno elencare qui. Allora, cosa si intende con funzionalità sociale per utenti Ubuntu?
In poche parole, si pensa che potrebbe essere pratico, comodo, utile e anche divertente per chi utilizza Ubuntu avere un sistema per connettersi, mettersi in contatto con altri utilizzatori Ubuntu che siano vicini geograficamente, in una certa area geografica. Una possibilità potrebbe essere una lens, cioè una di quelle iconcine che ci sono nella dash del nuovo Ubuntu Unity quando si ricerca per documenti, per applicazioni, per musica. Ecco, quella lì è una lens, una lente, vabbè, tradotta, comunque si chiama lens in inglese. E potrebbe essere un ulteriore lens che ci permette appunto tramite, non so, geolocalizzazione, queste cose qua dietro, di dire ok, guarda che tu sei qui in questo momento e vicino a te, a tot chilometri da te, guarda, ci sono 10, 15, 20, 50 PC che hanno Ubuntu installato o dispositivi a questo punto. Andiamo nel futuro, dispositivi con Ubuntu installato, guarda che se vuoi comunicare, vuoi farti conoscere, vuoi far sapere che anche tu ci sei, vuoi un aiuto da chi usa lo stesso sistema che stai usando tu, soprattutto anche, vuoi un aiuto magari da qualcuno che ha più esperienza o qualcuno che ha già avuto il tuo stesso problema, prova a chiedere a questa rete, tra virgolette, sociale, chiamiamola così, fra utenti Ubuntu di una certa area geografica. Molto interessante come idea, speriamo che prima o poi faccia superficie e si possa vedere come verrà concretizzata. Altra idea, anche che più o meno distante nel tempo, è questa. Avrete sicuramente già sentito parlare di Google Cloud Print, che è una funzionalità abbastanza recente, tutto sommato, di Google, che permette di in sostanza stampare da qualsiasi posto ci si trovi nel mondo su una qualsiasi stampante che si trova in qualsiasi altro posto nel mondo, a determinate condizioni tecniche ovviamente, però il principio è questo: cloud, nuvola e print, stampare nella nuvola per modo di dire. Ecco, HP e Print è un progetto analogo che fa più o meno la stessa cosa e Ubuntu Cloud Printing vuole sfruttare sempre la nostra nuvola personale Ubuntu One per offrire agli utenti Ubuntu la stessa cosa. Quindi, in sostanza, se io ho qui dove sono adesso che vi sto parlando, il mio PC con la mia stampante collegata USB, tutto acceso, poi prendo l'aereo, me ne vado, che ne so, a Parigi e mi viene in mente che devo stampare qualcosa, magari dal mio telefono o da un PC portatile che ho con me, e so che ho lasciato acceso il mio PC e la mia stampante proprio perché avrei potuto averne bisogno. Sto inventando un esempio così per far capire il principio, naturalmente. E allora io posso da Parigi, avendo un collegamento alla rete attraverso questo servizio Ubuntu One Cloud Printing, potrei, conoscendo questo servizio, quindi avendo registrato, immagino io un po' come Google Cloud Print, la mia stampante, posso dire ok, stampa questo documento che io ho steso a Parigi, ho creato a Parigi, stampamelo a casa, e così funzionerebbe. Ecco, non so bene se ci avrà questo servizio delle caratteristiche particolari per distinguersi da Google Cloud Print e da HP Print, e quindi se ha veramente scopo di nascere o se sarà un doppione di questi, quindi non si sa bene se potrà avere successo o no. Non si sa nemmeno se Canonical abbia intenzione di integrare in un qualche modo, se ne parla anche di questo, l'Ubuntu Cloud Printing, magari appoggiandosi o integrando, quindi aumentando le funzionalità di Google Cloud Print, integrandolo meglio per gli utenti Ubuntu. Non si sa niente di preciso, però l'idea è nata. E c'è lì, è lì sul tavolo anche questa. Poi la distribuzione consigliata sarà la 64 bit e non più la 32 bit. Ecco, questo, vabbè, detto così dice uno, boh, cosa vuol dire? Io so che se c'ho il PC ormai sono quasi tutti quelli venduti adesso, penso che siano tutti a 64 bit, quindi che c'entra? C'entra nel senso che se noi andiamo sul sito di Ubuntu, vediamo un po' se ce la faccio.
Di solito mi preparo prima, ma mi è venuto in mente adesso, vabbè. E vediamo se arrivo dove voglio arrivare. Download and install. Ecco qua, è qui che volevo arrivare. Adesso questo non è il sito in italiano, ma fa niente, non è difficile da capire. Quindi per difetto, quando si scarica Ubuntu, scusate, si scarica l'immagine di Ubuntu per poi installarsela. Vedete che ora il sito di Ubuntu, qualsiasi sito in qualsiasi lingua, vi presenta per difetto l'ultima versione qua sopra e la piattaforma della CPU del vostro PC raccomandata 32 bit, se no dovete scegliere 64 bit. Vedete 32, anche qui il bel bottone grande qui, 32 bit. Ecco. A partire da aprile del 2012 non sarà più così, ma sarà praticamente così con raccomandato fra parentesi. E questo è importante perché finalmente si riconosce che ormai il tempo è passato e 32 bit non sono più venduti, esistono ancora o ne vengono venduti molto meno, si fanno sempre più rari. E ora quindi di favorire la 64 bit, e questo non è male. Naturalmente la 32 bit esisterà sempre, ancora non so per quanti anni, comunque esisterà ancora ovviamente la scelta della 32 bit, e questo cambio di distribuzione favorita è, scusate il gioco di parole, favorito anche da un miglioramento tecnico intervenuto nelle ultime versioni, nelle quali è possibile eseguire più facilmente programmi compilati a 32 bit su macchine con sistemi a 64 bit. Una volta non era così facile, adesso è diventato più semplice, quindi va benissimo a 64 bit. Poi la nuova dimensione dell'immagine sarà 750 MB. Ecco, sapete che un CD è dal 2004 ad oggi. Ubuntu c'è sempre stata su un CD arriva, se non erro, al massimo proprio tirato 700 MB di roba. E adesso ormai tira di qua, tira di là, screma, tira via, aggiungi, non si può fare a meno di 750 MB, che per un CD non è più sufficiente, ma è ampiamente sufficiente per le pennette USB, che sono al minimo 1 GB, ma non so neanche se ce ne sono ancora con così poco, e sicuramente i DVD che sono 1,5 GB, ecco. Quindi anche questo è un cambiamento tra virgolette epocale, così come un cambiamento a quanto pare qui non si è ancora capito bene se la scelta è definitiva o no, perché John O'Bacon, il responsabile della comunità di Ubuntu, ha sottolineato che non è ancora definitiva questa decisione, però da più parti si dice ormai è stato scelto, tra i quali anche il sito OMG Ubuntu, famosa sorgente di informazioni affidabile. Vabbè, diciamo lo do anch'io per acquisito e poi se verremo smentiti, pazienza. Comunque, Banshee e Tomboy, che sono rispettivamente lettore musicale e prodotto per prendere le note, cioè questo che sto usando è praticamente Tomboy. Non è vero perché è un prodotto alternativo che fa praticamente lo stesso lavoro di Tomboy, ma quello che vedete, che avete sempre visto nei miei tutorial con le mie scalette, è sempre stato fatto con Tomboy, che è appunto un prodotto per prendere le note. Ecco. Cosa hanno questi due prodotti in comune che hanno fatto sì che sparissero dalla prossima Ubuntu? Sparissero, attenzione, nell'installazione per difetto, cioè voi installate a nuovo Ubuntu e non vi trovate già installati questi prodotti, ma potete sempre trovarli nei repository con l'Ubuntu Software Center. Quindi non facciamo confusione o allarmismi se siete innamorati di questi prodotti. Li troverete sempre, ma non già installati al momento dell'installazione di Ubuntu. Ecco, dicevo, cosa hanno in comune questi due programmi? Entrambi sono basati su Mono, che è un'ulteriore serie di librerie. Diciamo, prima parlavo delle Qt e delle GTK. E ci sono anche le Mono che hanno tutta una storia incrociata con Microsoft, licenze, diritti, lasciamo perdere. Fatto sta che Banshee, Tomboy,
e mono stesso, quindi, o meglio, mono e quindi di conseguenza Banshee Tomboy. E altri programmi, mi sembra anche un paio di giochi che si basano sulle librerie mono, sparendo mono dall'immagine base, spariscono anche loro. A quanto pare, al posto di Banshee, verrà rimesso Rhythm and Box, che c'era già prima di Banshee, dalle prime versioni, da quando è nato Ubuntu fino a un paio di versioni fa, poi, o una addirittura, poi è entrato Banshee per un annetto e poi potrebbe tornare. A quanto pare Rhythm and Box, che è fatto con librerie GTK e quindi non mono, e per Tomboy non è stato dichiarato un sostituto ufficiale, però c'è quello, per esempio, sto usando io adesso, che è praticamente identico da vedere. Se non vi avessi detto che non è Tomboy, avreste detto è Tomboy. In realtà è Gnote, che è una riscrittura praticamente di Tomboy con gli stessi formati e tutto, ma che si basa sulle GTK e C++ e non le librerie mono. Quindi cose tecniche anche qui comunque per gli sviluppatori, è una differenza comunque tecnica che fa sì che, ecco, Gnode potrebbe essere l'alternativa, ma non so se viene messa per difetto installata o non verrà installata, ma sappiate che c'è e funziona tutto sommato egregiamente. Eccola qua, io l'ho già sostituita tanto per provarlo e praticamente mi ritrovo come se fossi ancora in Tomboy. Ecco. È vero anche che Tomboy ha integrata un automatismo con Ubuntu One, cioè con la nostra nuvola personale per salvare i dati, che ci permette di salvare appunto le note che noi scriviamo a Tomboy a scadenze di tempo regolari, vengono allineate, aggiornate e salvate automaticamente. Non si sa se questa sarà una funzionalità che andrà a sparire, appunto che sparendo Tomboy che senso ha avere la sincronizzazione. Non si sa se l'editor delle note che si possono editare direttamente anche sul web, entrando in Ubuntu One sul web, le note possono essere create, editate direttamente lì, tanto che non ci sarebbe più il corrispettivo sul client, ecco, sul vostro PC. Il corrispettivo Tomboy, ma sarebbe un editor di note in linea sul web, magari resta solo quello. Non lo so, non ho trovato informazioni più dettagliate su questo punto. Fatto sta che mono stralciato, questo farà contenti molti, meno magari altri, lascerà indifferenti altri, però è una notizia comunque. Visto il rumore che ha fatto mono nel tempo, è una notizia questa. Poi ci sarà sicuramente, e qui si punta, è uno dei punti sui quali, altro gioco di parole, si punta molto, perché è sempre stato un punto abbastanza noioso, rognoso, un po' per tutte le distribuzioni Linux, il supporto migliorato ai monitor multipli. Questo è per gli sviluppatori e per chi lavora con strumenti grafici. Ha bisogno di molto spazio schermo, e molto spazio schermo non vuol dire comperarsi una parete intera per fare lo schermo, ma più schermi, 2, 3, 4, 5, 6 schermi, insomma. Tipicamente in un ufficio c'è il doppio schermo, ecco, come minimo. E allo stato attuale Ubuntu e anche altre distribuzioni hanno qualche problema a gestire in modo corretto ed efficiente ed efficace i monitor multipli connessi ad un PC, un po' per i problemi noti dei driver grafici, un po' per i server grafici, un po' per quello che è. Comunque, uno degli obiettivi è migliorare, perfezionare il supporto ai monitor multipli. Molto bene anche qua. Poi questa è un'altra di quelle idee che sono lì, ma chissà quando, nel futuro, magari presto, magari meno presto, magari mai, però è stato sollevato anche questa idea di poter accedere al proprio PC direttamente con l'account di Ubuntu One, cioè fare l'accesso. Ecco, quando si accende il PC, ovviamente sapete che io raccomando di non mai attivare l'accesso automatico, ma di passare sempre attraverso la schermata di login, cioè dove mettete il vostro utente, dove mettete la vostra password. Ecco, qui si propone di fare un meccanismo, per chi lo accetta ovviamente, per chi è d'accordo di farlo, di entrare, di accedere al proprio PC
direttamente usando l'account, cioè il proprio conto della nuvola personale dell'Ubuntu One Cloud. Vabbè, vedremo anche questo come sarà e se sarà. Poi anche qui informazione più tecnica che altro, vi sapete che GNOME, cioè la base di Ubuntu che sta dietro, viene rilasciato esattamente come Ubuntu ogni 6 mesi, tanto traslato un po' prima. Ubuntu esce un mesetto dopo, GNOME esce sempre un mesetto prima, sono traslati in questo modo, sincronizzati, e quindi in aprile o in marzo 2012 uscirà il GNOME 3.4, ma essendo Ubuntu 12.04 una distribuzione a lungo termine supporto fino a 5 anni, tra l'altro, e non più solo 3, fino a 5 anni, si preferisce per prudenza restare almeno con la base di non col corpo, col grande, la base insomma di GNOME, rimanere con a questo punto la più stabile 3.2, non con la nuovissima 3.4, pur portando alcuni programmi già nuovi della 3.4, facendo, diciamo, integrandoli nell'ambiente 3.2, portandoli comunque come nuovi programmi di ultima versione. Altri invece, per questioni di stabilità, si preferisce lasciarli alla versione che era nella 3.2. Poi miglioramenti vari all'interfaccia, ecco qua, critiche da parte dei cosiddetti power user. Io con i miei video come questo mi rivolgo agli user che io chiamo comuni. Ecco, i power user sono quelli che non sono comuni, ma sono quelli proprio che i sviluppatori, insomma, i smanettoni, quelli che ci sanno fare o che si presume ci sappiano fare, si definiscono o si autodefiniscono power user. Ecco, Unity ha ricevuto molte critiche da parte di questo gruppo di utenti. E allora si vuole andare incontro anche a loro applicando delle migliorie, non so bene come e in che forma, lo vedremo presto, più passano le settimane, per venire incontro anche a questi utenti in modo che non piangano più così tanto, ma magari facciano qualche sorriso anche loro. Poi, come ultimo punto, mi sono marcato anche il nuovo server grafico, anche qui cosa roba abbastanza tecnica. Diciamo che quello che usiamo ora, oggi, come grafica, quello che noi vediamo a video, è gestito da un server grafico che si chiama X11 e che è piuttosto vecchiotto, cioè è nato tecnicamente parlando nella notte dei tempi, è un classico, è un pezzo storico della piattaforma Linux, il server X11 grafico. E però, appunto, siccome le cose nel nostro mondo invecchiano in fretta, anche questo server ha le sue pecche ormai, non riesce più in certi ambiti, in certi dettagli, a stare al passo con i tempi, ai suoi limiti, eccetera, eccetera, eccetera. E allora qualcuno ha pensato bene di iniziare un nuovo progetto con un nuovo server grafico scritto da zero che si chiama Wayland. E a quanto pare, si dice, così si dice, in un qualche modo, in una qualche forma, verrà già messo a disposizione per provarlo, limitato, non sarà proprio un pari, non sarà ovviamente un pari pari sostituito, un sostituto, scusate, pari pari del server X11, ma almeno in forma limitata, tanto per iniziare a provarlo con la propria scheda grafica, eccetera, 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 si potrà provarlo, a quanto pare, si potrà già iniziare ad assaggiare questo nuovo server grafico che dovrebbe essere nel prossimo futuro destinato a sostituire poi l'X11. Ecco, oh, ci ho messo più di quanto pensavo. Spero comunque, a parte la noia di questi elenchi che non è molto vivace come presentazione, però per chi è interessato ad Ubuntu e al suo futuro, nel bene e nel male, sia per chi è critico sia per chi è favorevole, magari interessa un riassunto di questo tipo. Ecco, per oggi ho finito, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima.